Ok ragazzi, salve a tutti qua di qua da BisFizz ed ecco qui che siamo in live direttamente su Sniper Elite 3. Allora, siamo nella modalità Deathmatch e mappa Fuoco Infernale. Ok, ho stato io la partita ragazzi, quindi alla grande andiamo. Non ci dovrebbe essere, cioè non ci dovrebbe essere nessun problema, quindi né di lag di connessione né di FPS. Per adesso, senza che me la chiamo. Ok. Uno contro uno contro un livello 3, ma adesso livello 3 ragazzi. Penso, ma non conosce la mappa, sicuro, non conoscerà la mappa, quindi io già l'avrò fatta minimo due volte questa. Sì, due volte, questa già l'ho vista un sacco di volte, quindi. Allora. 150, 160 di ping questo ping, oh. Che caspita. Spero che non sia la mia connessione ragazzi, che io ho stato dall'Italia, però non so se i server locali. Ok, siamo una bella qua, una trappola qui e siamo a posto ragazzi, siamo veramente alla grande. Allora posiziono anche bene qua la stia. Ci siamo, stanno entrando. Spero che sono dei livelli un po' più alti, perché sennò ancora nessuno. Stanno nella lobby, ok. Crolla se n'è andato, si sapeva ragazzi. Allora, chi non è abituato a questo tipo di gioco ragazzi, no? È meglio che non lo installate proprio. È un consiglio che vi do. Quindi questo è un gioco di pazienza ragazzi, di calma, tranquillità. Si fanno le azioni effettive, non è che si lascia come sto a fare io. Quello 680 di ping, oh, è un'impressione mia ragazzi, quell'altro 280, oh. Sta entrando tutti, ok, sperando che non mi facciano, diciamo, non mi facciano laggare, non mi facciano laggare, facciano. Ok, abbiamo un Lee Enfield MK3. Questo è il nuovo fucile che ho sbloccato. Poi il Thompson, ragazzi, il Thompson è spettacolare, crea un danno pazzesco. Ok, siamo nel ponte centrale sud, visuale sud. Che caspita è Ghostbusters, cioè vabbè. Ok, devo stare con le spalle dritte ragazzi, perché sto gioco ti incolla al monitor e non ti fa fare un cacchio, cioè proprio più hai paura, cioè più c'hai tensione addosso e più ti avvicini così come non so chi. Sembra una tartaruga poi mentre. Ok, quella sembrava una testolina ragazzi, no vabbè. Troppo ferma, quindi. Ma avanziamo. Stiamo già una paura scoperta, mamma mia. Ho una paura che questi ci inculano da qualche parte, da qualche angolazione che. Già qua i dettagli li devi avere al massimo, io li tengo a medio-alti diciamo. Sì, medio-alti apposta perché ragazzi sennò mi lag, cioè faccio 30 fps, non ce la farei mai. Muori! Primo colpo ragazzi, un colpo, un morto. Ottimo. Allora, stavo dicendo, abbiamo piazzato tutte le trappole, abbiamo una granata. Allora, vediamo un po' come siamo messi. Ragazzi, io non so, guarda, vi racconterei la storia. Che cazzo? 101 metri, da quale angolazione? Da dietro? Sicuramente da sud mi aveva preso, perché sennò. Allora, sto dicendo, vi vorrei raccontare delle storielle sulle vecchie versioni, perché le cose vanno raccontate. Sempre riguardo questo gioco, ragazzi, questo è un gioco di tattica. Allora, se lasciamo siamo morti, a prescindere proprio. A parte le trappole che ne ho visto uno adesso. Caspiterina, se questo corre. Questi qua, ragazzi, diciamo questo gioco, questo genere. Forse Sniper Elite si può dire che si può giudicare come miglior gioco di questo genere. Il suo concorrente era
si chiama? Sniper Ghost Warrior, se non so se lo conoscete. Comunque sicuramente avrete praticato, ecco. Ok, l'ho mancato. Ed è un gioco, ragazzi, che, vabbè, graficamente parlando, il primo, io avendo giocato il primo, avendo fatto anche delle partite da solo contro anche altre persone proprio, cioè in multiplayer, diciamo che era un giocone, era un giocone. Ah, sia a livello di mappa, ragazzi, le mappe del primo Ghost Warrior, Sniper Ghost Warrior, era una bomba, cioè la vegetazione era vastissima, veramente. Guarda, un peccato è che non ci sono più persone che ci giocano, ecco. Questo è un vero peccato, no? No, quello mi sta vincendo, ragazzi. Mi ha superato. No, dobbiamo recuperare. Abbiamo 9 minuti, cacchio. No, muori, cesso. Allora, stavo dicendo. Nel 2006, se non erro, grazie ad un amico mio. Sì, grazie ad un amico mio che mi ha, diciamo, prestato il giochino. Mi aveva prestato il giochino per provare. All'epoca facevamo quinta elementare, inizio superiore, inizio medie, sì, scuola media. Avevamo, diciamo, una passione fortissima per il game, cioè proprio per i giochi, ecco. E quindi abbiamo detto, raga, cioè proprio ero con un gruppetto di amici, io anche con un'amica che era, mi piaceva i giochi. Allora ho detto, perché non proviamo a giocare, no? Insieme, proprio tutti in casa, tutti quanti in una casa, tutti a casa mia erano, ragazzi, immaginate, un casino proprio. E niente. Tra l'altro questo compagno d'avventura, che adesso ovviamente non gioca più perché per motivi di lavoro non si dedica più al cacchio, muori. Chi è che mi vuole inculare? Scappiamo. Comunque, diciamo che è un giochino abbastanza interessante questo, eh. Cazzo, ragazzi, che attenzione, sta arrivando. La freccia sta qua. Ok, dietro non c'è. Lo sento dietro io. No, dai. Ma lagga lui, ragazzi, lagga 200, eh. Cioè, non per qualcosa, però. E che caspita. Piazziamo una bella trappola qui. Così chiunque entra muore. Allora, sto dicendo, quindi. L'ho visto uno, ragazzi. Eccolo. Muori. E muori proprio. Ah, mamma mia, ragazzi, non voglio credere. Dove l'ho preso? Proprio dalle parti basse. Centrale. Perfetto. Ci sta. Si è disconnesso e un altro si è connesso, ok. Mamma mia, questo posto, aspetta, ma non l'avevo visto. Ah, questo porta sempre sulla collina di sopra, ok. La collina di est, se non erro. Bella. Bellissimo sto posto. Beh, che cazzo. Ma è troppo. No, ma che è buggato! No, affanculo, mi ha fatto perdere un caricatore. Allora. Vabbè, si prenderò. Tranquillo. Oh, Skate, dove sei? Porca vacca. Muori! Ah, che cazzo. Vabbè, dai. Purtroppo ero allo scoperto, ragazzi. Poi c'ho una, diciamo, una tenuta che, non per qualcosa, l'ho voluto scegliere perché è carino, cioè vederlo così con i muscoli, sai com'è? Molto più una mercenario, ecco. Sporco di grasso, guarda. Ah, questa casetta è libera. Allora, ma che figo è, ragazzi, guardate, cioè pantaloncini in camoscia, camosciati, l'ho visto,
Vieni qua, baby. Oh, non morì. Oh, oh, oh. Che con due colpi di cotto non è morto. Cioè, vabbè. Per capire, pistola di merda. Oh, 5 volte sono morto, ragazzi, come se niente fosse. 5 volte consecutive, oh. No, no, non ci sto, ragazzi. Mi incazzo, ragazzi. Allora, siamo 6-5 e il mio squadro deve essere positivo. Non posso rischiare, quindi facciamo una trappola qui. Perfetto. Ok, ok, ok. Scappiamo. Mamma mia, mamma mia. Ok. Sembra aver visto qualcuno. No, non c'è nessuno, ok. Su quelle colline ci sarà sicuramente qualcuno, no? Specialmente i triplocchi. Ehi, che cazzo fai tu qua? Ah, proprio sotto le ascelle l'ho beccato, ragazzi. Ah, mamma mia, che goduria. Ok, le munizioni ce le abbiamo. Ehi, è troppo distante, ragazzi. Ah, servono le bende, forse. Uccisione con trappole. Vedete che funziona, ragazzi, le trappole? Nei punti respawn, no? E cioè, è fondamentale. Almeno. Ah, oh, sento qualcuno, ragazzi, sento qualcuno. Questa parte la devo. Ok. Ehi, cacchio, l'ho visto. Perché tu l'ho visto l'ombra prima e non mi ho visto lui a me. Muori. Mamma mia, se prendevo colta, ragazzi, ero già morto. Già ho una lentezza che ho paura. Qualcuno, ma chi? Oh, ma sei da qualcuno? Vai, vado. Oh, che cazzo, questo passa, cioè questa è in terza persona e non mi vede, ma muori, vaffanculo. Ho avuto anche culo, ragazzi, che l'ho mancato la prima volta, e se era uno bravo già mi faceva la prima volta, invece niente. 200 punti, 10-5, ragazzi, abbiamo recuperato. Sì, me gusta. Avendo sto 1.500 per meno distante rispetto al Gewehr, non so se si pronuncia così. Comunque. Poi tra l'altro il Gewehr, o il Gewehr come si pronuncia, anche su Sniper Elite 1 e anche sul 2 c'è. È proprio un fucile tedesco, se non erro, quindi ammazza, ragazzi. In tutte e tre le versioni, diciamo, c'è stato questo fucile. Però solo sul primo io lo usavo, sul secondo un po' meno, se non mi ricordo male, però è un bel fucile. Questo invece è nuovo, ragazzi, proprio nuovo, come gusta. Tra l'altro abbiamo lì Enfield MK3 con Thompson. Ragazzi, eccolo, mamma mia come corre, ma che è? Cazzo, vieni qua. Ma vieni qua, Bobby. Ah, nei fianchi proprio, ne è costato. Vaffanculo, muori. No, quello non è costato, aspetta. L'ho preso nel rene, ragazzi, cioè, giusto per capire. Mamma mia, che distanza, ragazzi. Che sono 300 metri lì sotto. No, dovrei alzare il mirino chissà quanto e acchiapparlo. Tra l'altro non c'è nemmeno la mira assistita, quindi sti cazzi. Forza del vento bassa. Basso, ecco perché non è sicuro. Un po' devo spostare di lato, forse. Ok, 57 secondi. Abbiamo un minuto. 11-5. Spero che non muoio proprio adesso. Perché eccolo, vieni qua, Bobby. Oh, no, raga, però no, dai. Sto mirino di merda, devo cambiarlo. Devo cambiare il reticolo perché non mi piace. Guarda, non muore! Au! Oh. E vuoi morire? Questo Ati mi sta raggiungendo. Non ci metterà niente, se è bravo, Ok, questo è il fucile, l'ho cambiato per sbaglio. Lì è vuoto. Oh, cazzo.
resistiamo a sbadigli, ragazzi, qua dobbiamo stare concentrati in 9 secondi. Oh, questo mi volevo... questo se mi volevo recuperare è un casino, ragazzi. Mi rovina lo score, mi rovina anche il video. Voglio fare un video dove... eccolo! No! Ma vaffanculo! Era mio, raga, era morto! Vabbè, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. E al prossimo live, ragazzi. Ciao belli!